Francesco Lombardo, il servizio pronto spesa e pronto farmaco che viene effettuato grazie a voi volontari, come sta procedendo? Ma per il momento tutto bene, le persone rispondono, speriamo su un certo punto di vista di incrementare ancora di più per un discorso di evitare a tutti di uscire di dentro casa ed essere più sicuri in merito ai problemi che ci sono. Sono chiaramente gli anziani che si rivolgono a voi. Sono anziani, buona parte, ci sono anche delle famiglie che teoricamente ci chiamano e vogliono portata anche la spesa per paura di uscire di casa e questo su un certo punto di vista fa piacere, si vede che corrispondono alle richieste della cittadinanza. Voi avete, proprio in virtù di questo servizio, uno stretto contatto con la gente in questi giorni. Trovate gente impaurita, ma trovate anche gente fiduciosa. Ecco, c'è qualche segnale positivo che si può dare? Sì, quello ci sono questi casi, c'è il discorso che anche che noi cerchiamo sempre di stare distante, anche noi fra virgolette, lasciare le spese davanti alle porte di casa, attendendo che ci allontaniamo noi, si avvicinano le persone, se ci devono dare soldi li facciamo poggiare per terra e poi li prendiamo. Ecco, ricordiamo che questo è un servizio gratuito che viene svolto dai volontari dai vigili del fuoco in congedo, correggetemi se sbaglio. Sì, è tutto gratuito, l'unica cosa, grazie al comune che ci sta dando la mano d'aiuto con il carburante, perché l'associazione purtroppo, ahimè, non ha fondi per agire a queste esigenze. Grazie e grazie da parte di tutti per il lavoro che state svolgendo. Grazie a voi tutti, anche la Guardia Costiera Ausiliare ci sta dando la mano e aiuto a sopportare questo grande bisogno.